alcune di questi nodi territoriali. Sinistra Italiana ed Europa Verde insieme, l'alleanza Verdi-Sinistra si concretizza anche a Pesaro. Quali sono gli obiettivi? L'obiettivo è dare voce e spazio a tutte quelle istanze che vengono anche non solo da Sinistra Italiana e da Europa Verde, ma anche dai comitati, dai movimenti che hanno a cuore come noi la giustizia sociale e la giustizia ambientale. Cerchiamo di unire questi due temi e di portarli avanti assieme, perché rappresentano le due urgenze che non possiamo, che dobbiamo mettere in prima linea. Per questo abbiamo iniziato un percorso assieme con Europa Verde, quindi come Sinistra Italiana, per un programma condiviso e che porteremo anche al tavolo della coalizione del centro-sinistra su alcune questioni, come ad esempio la gestione pubblica dei beni e dei servizi delle partecipate, quindi la governance di queste società e, per dirla semplice, il ritiro immediato del progetto di discarica a Riceci. Tra questione è l'emergenza casa. Non è più rimandabile affrontare questo problema che coinvolge gran parte della popolazione e le persone a cui facciamo riferimento, che sono quelle che fanno fatica a arrivare a fine mese, fanno fatica a trovare una casa in affitto. Questi temi e molti altri, gli spazi di aggregazione, la difesa del patrimonio pubblico comunale, tutela del verde, non li elenco tutti, però ecco, crediamo che la nostra presenza sia importante e possa portare un contributo alla città. I temi sono quelli ambientali e sociali, ma qual è il punto di forza? Siamo qui per questa alleanza Verdi-Sinistra che finalmente possiamo ufficializzare anche a Pesaro, visto le prossime amministrative. Siamo forti, siamo carichi, siamo uniti. I temi sono quelli ambientali, sociali e ovviamente il nostro punto di forza è riuscire a parlare ai giovani, riuscire a portare le politiche sempre più sostenibili sul tavolo della trattativa delle amministrative, e chiaramente siamo qui per cercare di vincere ovviamente le prossime amministrative. Diciamo, il nostro contributo aggiuntivo è quello appunto di riuscire ad includere più cittadini possibili verso le amministrative. L'astensionismo è un punto dolente di ogni amministrazione e che è di ogni volta che c'è la politica amministrativa, e noi vogliamo proprio cercare di fare in modo che tutti i cittadini abbiano fiducia in noi, abbiano la trasparenza del dialogo e riusciamo a dialogare e a portare tutti i problemi di Pesaro sul tavolo delle trattative.